Buongiorno, bella giornata di sole, o quasi. Potevo cominciare con un quiz quest'oggi, ma voi lo sapete chi è Arturo Testa? Domande in studio. Ecco, vedi, c'è qualcuno che lo sa. Sì. No, perché cantava una canzone che diceva "Io sono il vento". Io sono il vento, sì. Io sono il vento, va bene. Allora, Vincenzo, un attimo che adesso ti facciamo presentare, perché insomma quest'oggi puntata quasi, anzi direi in famiglia. Volevo inquadrare innanzitutto la cuoca di quest'oggi. Mi fai un primo piano su Elisa? Elisa, no, perché a te spetta il compito di presentare gli altri, cara Elisa. Buongiorno. Ecco, ecco qua, buongiorno Elisa. Ciao a tutti, ciao. Tu insomma sei di casa in questo studio. Esatto, di solito ci vediamo al martedì, però oggi è un'eccezione. Esatto, esatto, ci vediamo un po' prima. E niente, sono qui oggi a fare da mangiare, cioè io. Io in realtà sono un aiuto, perché ho qui il mio papà, che ai suoi tempi faceva lo chef, quindi ho detto perché buongiorno non... Buongiorno a tutti, buongiorno. Ciao Vincenzo, facevi lo chef? Sì. Dai, intervistalo un po', fammi allora, presentami tuo padre, Elisa. Allora, niente, mio papà faceva lo chef ai tempi indietro, io non ero neanche nata, comunque faceva lo chef per il ristorante Il Moro, uno dei ristoranti più importanti di Sant'Ilario, e lui era l'addetto alle carni, ai sughi, alle griglie, quindi... Era insomma una posizione importante, quindi ha portato avanti questa passione negli anni, anche se poi ha smesso di fare il cuoco, però in casa, io lo dico la verità, mia mamma non ha mai cucinato. Ma dai! Mai, giuro Fulvio, mia mamma non ha mai cucinato, è sempre lui. Nonostante comunque lavorasse, lui era sempre quello che si occupava della cucina e quindi della nostra alimentazione. E quindi tu Elisa non hai mai... Io... Neanche tu hai mai cucinato? Sempre no, io ho cucinato... No, diciamo che dopo ho preso un po' anch'io la passione, mi piace molto e mi piace insomma... Non sono, dico la verità, non sono brava come lui perché non faccio cose straelaborate. Poi tra l'altro da un pochino di tempo ho preso il mio amico Bimbi che mi aiuta veramente tanto. Ecco, perché tu adesso, lo spieghiamo per chi magari all'una e mezza fa altre cose e non ti vede in TV. Tu ti sei sposata. Io mi sono sposata. Da quanto tempo? E faccio un anno domenica. Oh, però, allora, un anno domenica di matrimonio, sì. Un anno domenica, dopodomani? Dopodomani, è un anno che ci siamo sposati. Beh, con una persona che tra l'altro ho portato qui oggi, così perché sapevo cosa fare. Ho detto, portiamolo. Ce lo vuoi presentare? E ce lo presentiamo, è lui, è Christian di Ivana Group. Buongiorno Fulvio, buongiorno a tutti i telespettatori di Telereggio, che saluto sempre con tanto tanto piacere. Ormai ha già detto tutto lei, Fulvio, quindi... sì, ci siamo sposati un anno fa, siamo stati sull'onda della notizia per, per giorni, giorni e giorni. E poi, se non sbaglio, anzi no, non sbaglio, avete una splendida creatura, sì, giusto? Sì, abbiamo una bellissima bimba che penso ci stia guardando a casa se non sta dormendo con la nonna. Quindi giusto. La salutiamo, la nostra piccola Non Aurora. Ci fossero i nonni, vero Vincenzo? Davvero. Sì. Molto importanti i nonni, veramente, sì. Veramente importantissimi. Benissimo, allora abbiamo presentato questo quadretto di famiglia, possiamo fare tutti i rapporti di parentela. Tu hai una moglie e sì, un suocero. Esatto. Tu Elisa hai un marito e un papà. Ecco, bene. E invece adesso Vincenzo ha una figlia e un genero. Un genero. Io faccio su un casino con questi genero nuovi. Anch'io. Comunque non mi sono sbagliato, ho detto su. Questo è un bel quadretto di famiglia che oggi cucinerà e canterà. Perché tra le altre cose, Elisa e Christian, che cosa fanno nella vita? Cantiamo. Ce la cantiamo. Ce la cantiamo, sì. Tra l'altro, io spero che entro mezzogiorno, subito dopo mezzogiorno, arrivi un altro molto conosciutissimo di Telereggio, che è Verivana, con la quale voi militate. Insomma, esatto, io collaboro con Ivana ormai da 13 anni. Quindi, 13 anni? Sì. Però? Quindi lei è stata molto brava a sopportarmi. Diciamo che mi ha un po' allevato come se fossi un suo secondo figlio, perché mi ha preso che avevo 17 anni. La mia famiglia mi ha affidato a lei praticamente, non avevo ancora la patente. Benissimo, allora vi vedo già impegnati con un sacco di alimenti. Quest'oggi abbiamo fatto una bella spesa per tre piatti che adesso ci andate a presentare. Esatto. Vediamo il primo piatto. Di che cosa stiamo parlando? Degli sfiziosi cotto e funghi? Sì, è una cosa molto semplice, dato che io ho voluto lasciare più spazio a mio papà. È una cosa molto semplice, fatta con la pasta sfoglia che si acquista al supermercato, con cotto, funghi e mozzarella.
ovvero insomma li taglierò a quadratini, saranno delle specie di salatini molto, molto sfiziosi che vanno cotti in forno. Adesso è una cosa molto, molto semplice da aperitivo, diciamo. Ci vuoi elencare che cosa serve? Perché il nostro amici certo, a casa Madari serve un rotolo di pasta sfoglia rettangolare, ma va bene anche rotonda, non ci sono problemi. Uno o due barattoli di funghi trifolati, quelli in scatola, che tra l'altro questi qui sono veramente molto buoni, una mozzarella e un etto e qualcosa di prosciutto cotto. Questo è il primo piatto. Elisa, passiamo al secondo. Il secondo ecco. Piatto che presentiamo, stiamo parlando di sedanini in salsa di noci. Di noci, sì. Vediamo che cosa serve per i sedanini in salsa di noci. Allora, 500 grammi di sedanini. Che 500 grammi, 80 grammi a testa, sì. Ci facciamo 5 poi porzioni. Poi noci sgusciate. Sì. Noci, poi c'è 100 grammi di prosciutto cotto. Sì. Poi un porro, grosso. Possibilmente tagliato. Grosso. L'ho preso grosso giusto? Va bene, abbastanza. No, vabbè, poi c'è mezzo litro di latte intero, un litro di la panna da cucina, una busta di pecorino romano. Pecorino romano. Grattugiato per grattugiato. Capire tutto. Questi sono i sedanini in salsa di noce, una bella, bella, bella novità. Dopo c'è anche il secondo. Mi sembra molto appetitoso sì. Questo piatto. Dopo, sì. Noi l'abbiamo già testato. Sì. Già testato voi, certo. Allora lo testerò volentieri anch'io. Terzo piatto che preparate, polpettone, andiamo a vedere. Polpettone farcito. Polpettone farcito. Come? Farcino? Questo è stato... Adesso correggerà. Comunque è farcito. Prego, farcito. Cosa serve? Farcito, c'è carne di maiale, di manzo. Poi c'è prosciutto crudo. Carne di suino, carne di maiale, sì. Poi c'è prosciutto crudo, a fondina, a fette. E poi si fa... Un uovo pangrattato, sale, pepe. E lo spinacio. E spinaci cotti. E poi vedo anche una confezione di Emmental a fette sì, con Emmental. Olio, sale, pepe. Questo sì. È il polpettone. Il polpettone, sì. Farcito. Farcito. Benissimo, allora anche questo mi sembra un piatto molto... Testato anche questo. Testato anche questo. L'ha testato anche Christian, eh? Christian, sì, sì. Allora... Certo! Oggi cucineranno in diretta, però insomma hai apprezzato la cucina di Vincenzo? Sì, moltissimo, vai. Oh, mai sono 4 anni che vado a casa di Vincenzo a pranzo, cena, preparare quei pranzetti prelibatissimi. E questi piatti ne ha voluti testare ogni tempo tanto fa. Ogni perché... faccio... Sai, sto lì a fare un buon piatto. Sperimenta. Sì, Vabbè, infatti la cucina deve essere creatività. Esatto, perché insomma non è che fa sempre. Non fa sempre gli stessi. Lui bravo, insomma bravo. Piace molto. Va bene, ragazzi, allora, prima di cominciare a cucinare, ci ascoltiamo un po' di musica? Dai. Scegliete voi che cosa mandare in onda. C'è il nostro Raffaele che salutiamo in regia, insieme a Luca Fornaciare le camere. Io che va a prelevare un brano. Io direi di partire con il video che mi ha reso forse più popolare a Reggio Emilia. Quindi io volevo ringraziare tutti gli abitanti di Reggio perché, nonostante io non sia reggiano, sono venuto a sposare una reggiana. Ecco, appunto. E da 13 anni ho veramente riconosciuto un'accoglienza favolosa, quindi ringrazio in primis tutti i reggiani e poi tutti gli ascoltatori di Telereggio in generale. Questo brano lo dedico a tutti i reggiani, si chiama Ubriaco d'amore, ripreso a Reggio Emilia, un brano di Tony Verga e salutiamo. Allora, Elisa, mi fai una cosa, mi prendi quella bottiglia di 800 nero in alto, l'ultima a destra, ecco. Vorrei tanto anch'io ubriacarmi, non solo d'amore, ma anche di 800. Devo dire che questa mattina... Ottima scelta, devo dire. Come noi parliamo spesso di questi vini, appunto, molto deliziosi, questo Lambrusco, l'800 nero delle cantine riunite, la cantina Binea Canali. Devo dire che questa mattina, quando sono andato alla COP di Cavriago, dove noi ci serviamo sempre, sai che negli scaffali dei vini ci sono quelle 10-15 bottiglie di vino per ogni, per certo. Ogni qualità. Bene, nello scaffale dell'800 nero c'era rimasta solo quella bottiglia. No! Vuol dire che io, allora, se è vero che noi parliamo dell'800 nero e voi lo andate ad acquistare, ci fate veramente una grossa cortesia perché il nostro sponsor, le Cantine Riunite, si rende conto che naturalmente quello di cui noi parliamo è veramente qualcosa di particolare. Salutiamo le Cantine Riunite! Così ci danno più soldi noi anche. Le Cantine Riunite di Campegina, salutiamo anche Campegina allora, visto che noi siamo campeginesi, eh. Ciao. Esatto.
Quindi no, lo dicevo perché ubriaco d'amore va bene, ma ubriaco sì. d'Ottocento Nero. Ma ecco, è sempre no. meglio. Ancora meglio. È ancora meglio, perfetto. Allora, ubriaco d'amore, l'orchestra di Vano e naturalmente la voce di Christian, per voi. Possiamo cominciare? Che mi ricorda quei bei momenti che abbiamo vissuto insieme senza mai piangere e litigare. Ma ora sto piangendo perché ricordo quei giorni belli. Io ti stringevo a me, tu mi stringevi a te, ci amavamo così. Bevo per dimenticare l'immenso dolore che mi fa tremare. Da quando tu sei partita non riesco a dormire, non riesco a sognare. Voglio cercare di capire che devo mai fare per farti tornare. Non so quanto potrò stare senza di te, mio dolcissimo amore. Cameriere, porta un altro bicchiere. Voglio dimenticare quei momenti d'amore che mi fanno soffrire. Senza di te. Non posso cancellare i sentimenti che ho dentro al cuore. Giornate amare sulle tue labbra, quelle parole, non farmi più soffrire, nei tuoi silenzi c'è il mio dolore, non buttar via così quel che provo per te, fammi almeno capire. Cameriere, fanno soffrire. Cameriere, non potrai mai capire. Porta un altro bicchiere che io voglio bere anche senza di te. Cameriere, porta un altro bicchiere, che vogliamo ubriacarci d'amore, perché insomma magari quando uno è ubriaco, dai un po' allegro. No, dai, esatto. Un po' allegro. Allora, Elisa, sì. Vincenzo, come siamo messi? Cosa facciamo? Allora, intanto io ho tagliato la sfoglia in verticale e in orizzontale per formare dei rettangoli, in modo che dopo io li farcisco dentro. Poi abbiamo messo su l'acqua salata,
per cuocere gli spinaci che tra poco andremo a immergere dentro. E nel frattempo abbiamo aperto i due triti di carne e li abbiamo mischiati insieme per fare comunque l'impasto. Per il polpettone. Esatto. Cioè, quindi stiamo lavorando su più fronti. Procedete pure. Esatto, anche. Noi procediamo. Okay. Io faccio parlare Elisa perché vedo che insomma va via scherzo. Sì, una spigliata. No, Elisa. No, ti vedo bene in cucina. Adesso assaggerò poi i tuoi piatti, poi ti dirò. Miei, i suoi. È molto meglio lo suocero, Sì. In cucina, però, dai. Sì, esatto. Diciamo che mi accontento, a casa mi accontento. Beh, ascolta, Poi, insomma, da quando abbiamo il bimbi, mi sperimento in nuove ricette, diciamo che... Cioè, perché il bimbi viene fornito, adesso non per fare pubblicità al bimbi, ma siccome abbiamo parlato, viene fornito con tutta una serie di ricettari, se non sbaglio. Sì, che poi tra l'altro acquisti, perché nessuno ti regala niente. Anche se prendi il bimbi, comunque i ricettari esterni, che poi vengono, praticamente sono queste chiavette che vengono inserite nel display, e gli acquisti esternamente costano comunque un tot di euro e tu hai le ricette sul display comodamente che cioè, fai scorrere tipo una chiavetta USB? Sì, è tutto computerizzato, tutto elettronico. Esatto, sì. Cioè tu prendi la chiavetta USB normale, la infili nel bimbi, c'è la porta USB e ti salta fuori la ricetta? No, non va proprio così, anche io pensavo che fosse così, ma è una chiavetta particolare con dei collegamenti diversi che un USB. Vabbè. È una cosa tutta loro. Sì, vabbè, ha fatto una roba proprio da nonna. Sì, è molto all'avanguardia. Molto all'avanguardia. Comunque anche prima che arrivasse il bimbi, dai, non mi posso lamentare. Sì. Mia moglie, dai, non mi posso lamentare. No. Grazie. Quindi, noi conviviamo, cioè considera che prima di sposarci praticamente ci siamo conosciuti, siamo andati a convivere un mese dopo. Cioè, proprio amore a prima vista. Colpo di fulmine, un colpo. Lo dai. Sì, è vero. Sì, sì. La nostra storia. Ci siamo, allora, in verità, diciamola tutta, allora. C'era mio. Merito tuo? Sì, sì, esatto, è merito. Dai, spiega perché, papà. No, qua andiamo nel gossip. Andiamo nel gossip. Allora, correva l'anno 2011, quindi neanche tanto tempo fa, che era l'anno in cui alla festa dell'unità di Sant'Ilario, Felice e Ivana avevano fatto stelle alla ribalta. Non so se ti ricordi. E allora, niente... Una sorta di corrida, concorso, canoro. Sì, mio padre, siccome lui è... Vabbè, non è proprio nativo di Sant'Ilario perché lui è lucano, però è venuto su che aveva 10-11 anni e ha vissuto sempre a Sant'Ilario Densa e ha degli amici, no? E mi fa, dai, perché non ci vai anche tu? Che, insomma, vengono anche degli amici di Sant'Ilario, così ti fai un po' vedere. Ma no, papà, ma non mi va, perché poi io, tra l'altro, ero a suonare col mio gruppo la sera prima, insomma, ero abbastanza stanca. Qual era stanca. Il tuo gruppo? Qual era il tuo gruppo? Sempre lo stesso di adesso, i GB80, che è una tribute band anni 80. E allora mi fa, dai, vai a fare una canzoncina. E niente, allora ho detto, vabbè, ti faccio contento, papà. Siamo andati lì e... E che cosa hai cantato? Io avevo cantato una canzone di Alex Baroni, però in chiave, insomma, da donna, in tonalità da donna, ovvero la tonalità di Giorgia, che era Cambiare. E avevo appunto dato la base musicale a un bel ragazzo, che era lì vicino alle tastiere, ai PC, e mi diceva l'Ivana, porta la base a Christian. E tu io, non lo conoscevi ancora? No, ancora no. Ma chi è Christian? Ma quel ragazzo là? Oh, mi avvicino e ho proprio esclamato tra me e me, tra l'altro io ero con il mio ex fidanzato. Cioè, abbiamo creato un casino. Cioè, vabbè ragazzi, qua entriamo nel gossip, no, veramente. Allora, tu avevi un fidanzato, allora, seguite questa cosa perché... Novella 3000, noi ci fa un baffo. Allora, tu eri fidanzata con un altro. Con un altro, sì. Ti avvicini a Christian per dargli la base, perché lui era il fonico, diciamo, dell'orchestra di Ivana. E ci siamo guardati. Cioè, qui vi siete guardati negli occhi, sì, giusto? Solo guardati. No, allora, in realtà lui non mi ha guardato negli occhi, perché quella sera lì, Fulvio... Avevi gli occhiali? No, c'era tanto vento. Io avevo un vestito un po' frufru, un po' voulant, e allora... Allora volava il vestito. È l'occhio da cioè, diciamo, qui non segue, hai guardato più in basso. Ho capito. Ma benissimo, quindi gli occhi subito sul basso e tu ti sei, come dire. No, subito. Io ho guardato questo ragazzo e ho detto, caspita, che bello, ragazzo. E niente, allora dopo, questo era luglio, dopo poco tempo, diciamo che adesso c'è questo social network, che è Facebook. Ti ha chiesto l'amicizia? No, ce l'avevo già. Ma dai. Lui me l'aveva già chiesta, io non lo sapevo perché magari gliel'avevo accettata così, perché avevamo amici in comune, ma ce l'avevo già, ma non sapevo che
di averlo già tra le amicizie. E niente, da lì, insomma, dopo Felice mi aveva chiamato a fare delle ospitate in alcune delle sue serate dell'orchestra, e da lì è nata una sorta di amicizia collaborativa. Dai, vieni qua, mi dai le basi, faccio il compleanno, vieni al mio compleanno. Aspetta, adesso ti fermo, no, perché c'è un aspetto che dobbiamo chiedere a Cristian a questo punto. Tu eri fidanzato allora? No. Eri no. Single? Ero single. Io non sono beh, come lei. No, però. Io no, non mi sono mai sbilanciata più di tanto, chiaramente, però una volta finita la storia, verso settembre-ottobre... Ma perché è finita la storia? Perché ti eri già invaghita di Cristian o perché... No, beh, per altri problemi. Poi chiaramente ecco, lui è subentrato e allora una sera mi manda un messaggio, come vai? Io, guarda, non tanto bene, insomma, sto uscendo dalla storia, non convivo più con questa persona. È lì il momento giusto perché il rapace si butti sulla preda. Sì, e lui subito, bene, stasera andiamo a bere qualcosa. Proprio perché mi dispiace. Ma perché, no, devo dire che in effetti quando una donna viene da una storia magari che sta per finire o sta finendo, o non è soddisfatta, è una preda facile, Cristian. No, ma io cercavo di consolarla in tutta giusto, amicizia. Giusto, insomma, ecco, cercavo, ma è una tecnica, sul morale. È una tecnica universalmente riconosciuta quella. Infatti, è una preda più acquisibile, esatto. Insomma, e da lì è nato, insomma, è nata poi la nostra conoscenza, la nostra relazione come dice Vasco Rossi, appunto. E da lì, dopo un mese, siamo andati a convivere. Ah, subito dopo un mese? Dopo sì, un dopo un mese. Cioè, tu hai capito subito, avete capito ma subito? Ma in realtà perché io comunque avevo già, insomma, una convivenza, avevo questo appartamento in cui ero tutta da sola, e lui mi dice, ma sei qui tutta sola, perché non vengo a farti compagnia? Ma papà Vincenzo era a conoscenza di tutto quel no? Lui era a conoscenza perché gli piaceva già lui, Ah sì? Lui gli piaceva, perché lui comunque segue molto, lui piace il liscio, gli piace molto il liscio, quindi seguiva già le orchestre, seguiva Felice, quindi già sapeva chi era Cristian, quindi quando ha saputo che cantava le canzoni che gli piacevano a lui, ha detto ma perché non... E infatti mi hanno spinto anche un po' i miei, perché io subito ero un po' titubante, e allora mia mamma fa, ma dai, su, tenta, non c'è niente di male. Poi insomma, avevamo capito subito che ero un bravo ragazzo. I genitori moderni, vedi? I genitori moderni. Accidenti, proprio la storia è nata su un palco, primo incontro su un palco. E da lì, noi facciamo due generi totalmente diversi, perché lei fa anni 80, musica anni 80, io faccio musica leggera, insomma. Tipo, dimmi una canzone, una cover che fai. Tipo Tina Turner, Simply the Best, oppure i medley di Madonna, Michael Jackson, e i Roxette, oppure anche in italiano Mattia Bazzar, Lorella Cuccarini. Comunque noi facciamo un genere del tutto quasi ballabile, perché insomma facciamo ballare e divertire, è uno spettacolo divertente. Ma scusa, siccome mi sembri molto giovane, negli anni 80 sono 37 anni fa, il primo anno degli anni 80. Tu non hai 37 anni. No. Quindi negli anni 80 forse non eri neanche nata. No, sono nata nell'anno 85, però diciamo che sono canzoni che sono sempre attuali, perché comunque anche se parliamo di anni 80 o anni 70, io sono molto amante delle canzoni di una volta, anche perché cantando così ho, diciamo, ricevuto una... chiamiamola anche istruzione, però io, se mi chiedete dei cantanti di adesso, io non conosco una canzone, io le conosco tutte di vecchia data, e quindi non lo so, il destino vuole che mi ha portato a cantare in questo gruppo anni 80, dove canto tutte le canzoni che io cantavo da bambina. Ah, Kim Carnes, Bare Devil's Eyes. Senti, ma ce l'hai una cosa da cantarci adesso di quel periodo lì, no? Certo. L'abbiamo messo in scaletta. Abbiamo un video che è un medley italiano anni 80. Un medley italiano anni 80 cantato da te? Cantato da me, e un pezzo anche del mio cantante, girato in una televisione di Forlì. In una televisione di Forlì? Sì. Allora, vediamo un attimo, lo mandiamo subito in onda, dopo tutta questa descrizione della tua carriera volentieri. Anni 80. Mandiamo. È un mix anni 80? Mix anni 80 italiano. Con quali pezzi? Te li ricordi? Non voglio mica la luna, Ti sento dei Mattia Bazzar, Chi fermerà la musica dei Pooh. Ah, perfetto. Canzoni... conosciutissime. Sì, esatto. Tutti possono ballare, tutti possono cantare. Medley italiano. Medley italiano, Raffaele, ce l'abbiamo già in scaletta, lo possiamo mandare, che così ascoltiamo, dopo aver ascoltato la voce di Cristian, ascoltiamo anche quella di Elisa. Di Elisa, esatto. Eccolo qua. Sì, il gruppo. Bella formazione, ecco, li vediamo molto, molto aggressivi, molto carichi. Per voi, Elisa, mix anni 80. La parola non ha
ci si accorge dov'è il sentimento, ah, tra i nostri rami intrecciati, troppi inverni sono già passati, ah, io vorrei defilarmi per i fatti miei, ah, io saprei riposarmi, ma tu non cercarmi mai. E brava la nostra, complimenti. Grazie. Ma come a una che piace questo genere così, mezzo rockettaro, dance, cioè si va a sposare uno che canta cameriere. Guarda, ti dirò, la musica secondo me non ha limiti, non ha confini, no. E se uno piace la musica davvero è a 360 gradi. Assolutamente. Quindi a me la musica piace tutta, chiaramente nel canto prediligo la musica. Esatto, a me piace cantare, nel canto prediligo la musica leggera, con questo gruppo comunque faccio gli anni 80, però in altre situazioni canto anche con... Ma una canzone melodica da orchestra da ballo, sì. Non è mai... Cos'hai cantato? Ho cantato L'universo per me. Ah, ma lo dici qua, l'universo è come se ti vergognassi. No, non è che mi vergogno, però sai, sono due ambiti diversi, quindi magari non lo faccio in modo completamente...
liscio, non lo so, no, come ecco, bravo, infatti, no, era quello che volevo dire. Scusi, fa anche il liscio. Lo so che lo fa, però vedi l'impostazione del suo vocale, è quella proprio bella aggressiva. Sì, sì. Insomma, a fare le canzoni melodiche ci vuole il vibrato lungo, ci vogliono le note lunghe. Tu sai, a Omar Necca aveva contestato, quando cantava Il mio canto libero, di tenere la nota lunga, perché nel mondo della musica da ballo è così. Invece le canzoni pop vanno cantate in modo diverso. Sì. Allora, mi chiedono informazioni, un messaggio che arriva quando qualche albergo per prenotare... C'è una telefonata? No. Per il Gatteo Maraviglia, per la settimana del liscio che inizia... Io sto aspettando sempre il programma da Moreno, però gli hotel consigliati sono tanti, potete andare nella pagina del Gatteo Mare Village e naturalmente mettervi, scegliere qualunque albergo, perché alla fine sono tutti molto 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 appetibili. Vedete anche il numero 0547 68 04 69 e potete chiamare e vi verrà messo a disposizione l'albergo. Fulvio, devo veramente fare i complimenti al sindaco di Gatteo. Ah, l'hai visto l'altro giorno? Io ho visto l'altro giorno, ma noi andiamo a Gatteo quando possiamo, nel senso... Ci piace molto. Come cittadina, ti giuro, nella riviera romagnola è quella che mi piace di più. Beh, adesso è la settimana del liscio e qualche altro giorno, adesso magari veniteci a trovare, saremmo giusti. Quando è la settimana del liscio? Dal 5 all'11, sei in vacanza? Di giugno. Giugno. Siamo via. Siamo in vacanza anche noi, sì. Siamo in Puglia. Siamo in Puglia. Ah, proprio quella settimana lì? Sì. Io vado in riviera con la bambina a luglio, la porto a Gatteo, sì sì. Allora, probabilmente anche a luglio faremo delle dirette. Infatti, quindi magari non le abbiamo mai fatte, però quest'anno magari troviamo una situazione per fare delle dirette anche a luglio, quindi magari se sei giù mi verrai a dare una mano in cucina, andiamo negli alberghi, mi viene a fare da assaggiatrice, mi viene a cantare qualche canzone. No, assaggiatrice no, però vabbè, allora, la canzone viene a cantare, però la dai, vieni a cantare, va bene, ma viene anche Christian? Adesso vediamo, chi lo sa, come dici Luca? In Puglia. No, lei va in Puglia in giugno, però in luglio viene a casa. Cavolo, sì. Vabbè, avremo modo di parlare. No, comunque la riviera, cioè Gatteo in particolar modo, lo apprezziamo tantissimo. Sì, su spettacoli, ci piace tutto. La vita sempre proprio viva, che c'è lì. Sempre, c'è bravo, sempre qualcosa. Bravo, proprio allegra, esatto, ti mi sono innamorato di questo posto. Veramente. Sì. Complimenti sindaco, veramente. Sì. Allora, prima di mandare la pubblicità, mi fai il riepilogo di quello allora, che allora, guarda, facendo. Io ho preparato quella pasta sfoglia che era stata prima tagliata, rettangolare, e, in verticale e in orizzontale, dei fagotti farciti col prosciutto, la mozzarella e i funghetti. Chiusi a fagottino, adesso l'ho messi dentro la carta da forno nella teglia e li vado a infornare. Quindi, invece il papà... Ho già fatto il pesto. Il pesto. Pesto del polpettone? Polpettone, sì. Mi fai vedere, adesso lo inquadriamo, lascialo lì che adesso ti inquadra il nostro Raffaele. Questo pesto cosa ci hai messo? Dunque, ci ho messo gli spinaci bolliti, tritati, scolati e tritati. Poi il pane con il latte, la femmina e il latte, l'ho fatto... Pane grattugiato? Grattugiato, sì. Con latte? Con latte. Dentro, poi ci ho messo sale, pepe. Basta? E la carne, vabbè, la carne. La carne che cosa c'è? Ecco, però, perché... La carne di suino e manzo. E manzo. Sì, mescolati. In quantità uguale? Sì. Sì, sono tre etti, questa quantità. Comunque devono essere uguali. Puoi anche aumentare, lo posso già più. Però sempre in proporzione devono essere uguali. Sì, sì. Quindi manzo, suino, sì. spinaci fritati, scottati e poi... Scottati e poi olio, sale e pepe. Sale e pepe. Adesso preparo... Il pan grattato con il latte. Ah, il pan grattato con il latte, è vero. Sono con il latte, sì. Dopo vedremo la... Anzi, facciamo una cosa, Raffaele, fammi vedere ancora, perché magari su questo tipo di polpettone i nostri amici vogliono... Prendetevi, diamo tempo, 2 secondi prima di andare alla pubblicità, prendete il vostro telefonino, mettetelo davanti alla televisione e fotografate questa ricetta, sì. Che così l'avrete. Abbiamo visto 300 grammi di carne trita di manzo, 300 di suino, l'uovo ancora non ce l'hai messo. Un uovo, a proposito. Ci hai messo anche l'uovo. Ci siamo scordati. Sì, comunque c'è l'uovo. Ci abbiamo messo anche l'uovo. Il pane grattugiato, 300 grammi di spinaci freschi, scottati e poi tritati. E il prosciutto crudo ce l'hai già messo? No, no, prosciutto crudo no, ancora no. Devo ancora prepararlo, poi rotolarlo. Per la farcitura. La farcitura. Serve dopo, quindi prosciutto crudo tenetelo da parte, intanto fotografare. Confezione di Amenta, quella ce l'hai messo? No, ancora no, anche serve quello per dopo. Affetto, olio, sale e pepe, quello a discrezione. Giusto.
Questo è il polpettone farcito che sta preparando Vincenzo. Dopo vedremo la preparazione finale, intanto mandiamo un attimo di pubblicità. State con noi tra poco.